parleremo di regolamento UE sull'intelligenza artificiale e la domanda aperta è quale equilibrio tra la creazione di nuove opportunità per utenti e consumatori e quale tutela di diritti e sicurezza per i cittadini europei. In particolare, questa primavera la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l'Unione europea sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un provvedimento, lo scopriremo nel corso di quest'oretta insieme, di portata storica, epocale, in un momento storico in cui la disponibilità di big data e una crescente potenza di calcolo stanno portando a un rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta già investendo diversi settori, sicuramente quelli più importanti, dalla sanità al commercio, l'abbiamo visto tra l'altro anche in tempi di pandemia e immagino che di questo anche in parte parleremo con i dati sensibili relativi ai vaccini e alla nostra salute, dall'energia al tempo libero e trova ovviamente anche applicazioni nel settore privato e in quello pubblico. Cercheremo di capire se per i consumatori, per gli utenti, per le imprese e le pubbliche amministrazioni si apre uno sconfinato scenario di opportunità o se ci sono e quali sono i pericoli. Ci sarà un'apertura eccessiva o riusciremo, come dire, a utilizzare l'intelligenza artificiale per utilizzi importanti e aspetti importanti della vita dei cittadini per migliorarne la quotidianità. E di tutto questo discuteremo con diversi ospiti. È davvero un piacere avere qui con noi Tiziana Catarci, vicepresidente della Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Bentrovata. Salve. Alessandro Vistoli, amministratore delegato Terranova Software, ben trovato. Bene, grazie, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a Lucilla Sioli, Commissione europea DG Connect, direttrice della Direzione Intelligenza Artificiale e Industria Digitale. Buongiorno a tutti. Avremo tra poco Brando Benifei, deputato europeo, relatore del regolamento, tra l'altro, dell'Unione europea per l'intelligenza artificiale, relatore ombra della Commissione speciale AIDA e grazie a Stefano Firpo, Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, capo di gabinetto del ministro Vittorio Colao. Parleremo di molto di tutto questo. Ovviamente io ringrazio ancora per l'opportunità, chiaramente EUNews per moderare questo incontro e passerei subito, visto che non abbiamo tanto tempo a disposizione, il tema è piuttosto ricco e diciamo intenso come dati, come questioni aperte, giusto appunto alla dottoressa Tiziana Catarci, appunto vicepresidente della Società Italiana dell'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Perché abbiamo, diciamo, diversi aspetti di cui occuparci. Intanto, grazie davvero per essere qui, dottoressa. Grazie. Io incidentalmente sono anche la direttrice del Dipartimento Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza. E quindi, insomma, a maggior Quindi. ragione sa di che cosa ci occupiamo quest'oggi. Io le faccio una prima domanda. Ovviamente prego i relatori, insomma, di essere più sintetici possibile per garantire più giri di tavolo. Quali sono oggi, dottoressa, i campi di applicazione concreti e conosciuti dell'intelligenza artificiale in Europa e nel nostro paese, anche per spiegare a chi ci segue nella quotidianità quello che abbiamo già davanti e quello che via via ci troveremo sempre più di fronte? Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti. Prima di tutto io vorrei, diciamo, fugare un costante misunderstanding che c'è sulla parola intelligenza artificiale. Allora, in questo momento tutta questa enfasi che c'è e entusiasmo non è sull'intelligenza artificiale, ma è su uno specifico settore di intelligenza artificiale che si chiama machine learning, che è molto diverso dall'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale generale è quella che vorrebbe comportarsi, diciamo così, banalizzando un pochettino, come il ragionamento umano, cioè io ho qualunque tipo di problema,
e invento un algoritmo, un sistema, sono in grado di risolverlo. Io ho intelligenza artificiale, ok? Computer al. Quella cosa lì che c'era, ecco, quello siamo molto lontani, non c'è. Quello che c'è adesso e su cui appunto c'è tutta questa enfasi perché ci è utile, molto utile per alcune applicazioni, è il machine learning. Cos'è il machine learning? È un tipo di intelligenza artificiale in cui io ho uno specifico problema e faccio una specifica modalità di soluzione. Per di più, come è fatta questa soluzione? Non nella maniera classica degli algoritmi, cioè per passi raggiungendo una soluzione, ma partendo dagli esempi e generalizzando gli esempi. Allora, applicazioni, le killer applications, come si dice, riconoscimento di immagini, questa è stata la killer application, cioè machine learning ha avuto la sua esplosione nel riconoscimento di immagini, perché? Perché l'idea è tutta che si riconoscono esempi, si riconoscono pattern. Se ho tanti dati, come ce n'ho adesso, i cosiddetti big data, allora li posso elaborare, posso scoprire dei pattern comuni per cui l'algoritmo poi è in grado di riconoscere un'immagine, per esempio, che non ha mai visto prima, ma che assomiglia, tra virgolette, a alcune caratteristiche comuni con quelle che conosce. Riconoscimento del linguaggio naturale. Attenzione, del linguaggio naturale, non della semantica del linguaggio naturale, che è tutta un'altra storia. Tutti in generale i campi di applicazione in cui io posso scoprire dei pattern, cioè dei cammini, delle forme comuni nei dati che ho di fronte. Questo è quello che adesso si fa tanto e che va tanto di moda, anche se, lasciatemi dire, nella comunità scientifica c'è già qualche piccolo ripensamento sulla grande esplosione del machine learning, perché emergono i limiti del machine learning. Chiaramente la comunità scientifica è avanti rispetto all'applicazione, quindi ne riparleremo magari tra un paio d'anni. Assolutamente. E invece, dottoressa, chiaramente questo è un tema enorme, dicevamo in apertura, però è anche il nostro un paese che ha dei grossi ritardi, dei grossi gap su tecnologia, su intelligenza artificiale, su big data rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Quali sono le difficoltà maggiori che scontiamo ovviamente nel sistema italiano? Quanti giorni abbiamo a disposizione per rispondere a questa Pochi domanda? minuti, ovviamente, purtroppo. E allora, il problema della trasformazione digitale in questo paese, la trasformazione digitale sia nel pubblico soprattutto, ma anche nel privato e nel grande privato, e questo diciamo ognuno di noi nella vita quotidiana lo sperimenta. È molto in ritardo. Perché è molto in ritardo? Perché è mancato negli anni un vero impegno governativo nel portare avanti un piano pluriennale a tutti i livelli, non solo tecnologico. Non basta la tecnologia, bisogna ristrutturare i processi, bisogna assumere persone di altro tipo, bisogna cambiare le leggi. E questo deve durare anni, cioè non può durare lo spazio di un governo, perché in un anno, in 2 anni, durata media di un governo negli ultimi anni, non si fa niente di tutto ciò. Quindi noi dovremmo come paese cominciare, dice allora, come vogliamo partire? Ti faccio un piano, te lo faccio per 15 anni e a tutti i livelli, a tutto tondo. E senza cambiare ogni volta, senza buttare tutto quello che si è fatto, che è un vizio tipicamente italico, lo porto avanti e vedremo Certo. che tra 10 anni avremo tutto. Cioè non è che il problema sono i big data, quello è un problemino,
uno dei mille problemi. Il problema è la mancanza della trasformazione digitale. Ecco, secondo lei, visto che lei si occupa anche ovviamente di intelligenza artificiale e di etica, appunto, è un momento molto particolare per varie ragioni, tra cui anche quello della pandemia che ha lasciato morti e feriti nel mercato del lavoro. E spesso quando si parla di rivoluzioni tecnologiche, ovviamente ancora di più quando si parla di intelligenza artificiale, c'è sempre lo spettro di... che verranno persi molti più lavori di quelli nuovi che si creeranno grazie al progresso. Lei è d'accordo con questa visione oppure possiamo No, rassicurare anche chi ci neanche un vede? po'. Secondo me il problema è un altro. Allora, si perdono i lavori si sono sempre persi. Io penso quando Gutenberg ha inventato la stampa, forse qualcuno dei suoi contemporanei avrà pensato che i monaci amanuensi perdevano il lavoro. E Che chiaramente in hanno effetti è stato così, però poi insomma. però guardato il dito invece che la luna, cioè il cambiamento epocale della società. Allora noi quello dobbiamo guardare, si perderanno dei lavori, altri lavori sconosciuti si creeranno e alla fine il bilancio sarà alla pari, anche perché, come l'ho detto, non mitizziamo l'intelligenza artificiale, ancora siamo molto lontani da avere il computer pensante. Oppure venga da noi in dipartimento a vedere una partita dei robot calciatori e vedrà quanto sono lontani da un team di giocatori. Quindi ancora di lavoro ce ne sarà tanto. Io voglio però citare un problema diverso, che è un problema di cui si parla poco, che è il problema anzi, due problemi. Uno, il controllo sul lavoro. E questo sì che c'è e sì che si può fare. Gli algoritmi, ma anche i robot che non si stancano, non si fermano, eccetera, eccetera, possono, volendo, esercitare un controllo assolutamente sconosciuto finora sui lavoratori e le lavoratrici. Secondo problema, la nascita di lavori che sfruttano i lavoratori e le lavoratrici. Cioè la nascita di nuovi operai di bassissimo livello del digitale, oltre a tutta una categoria di, diciamo, creata dall'economia digitale. Allora uno può pensare ai soliti fattorini, che è l'esempio più banale, che fanno le consegne e vengono chiamati, o piuttosto che hai chi lavora nei grandi... Insomma, in Amazon, non mi veniva un modo per non dire la parola, il marchio. Sia però pensiamo che per... Allora, solo una cosa, noi Prego. abbiamo parlato di tantissimi dati, bene? Allora, voi forse stentate a crederlo, o chi non è del settore, ma tutti quei dati spesso vengono puliti, classificati, etichettati a mano, non da algoritmi, ma da esseri umani. E questo può essere un nuovo lavoro usurante, un nuovo lavoro in cui si viene sfruttati, un lavoro non governato da leggi precise. Certo, insomma, Quindi, scopriremo nuove interazioni macchina-uomo che ancora non immaginiamo. Io esatto. davvero ringrazio intanto Tiziana Catarci e prima di dare la parola invece a Stefano Filippo che nel frattempo ci ha raggiunto qui in live streaming, vi ricordo come sempre un appuntamento che abbiamo all'interno di questa ora insieme di live in diretta, cioè un sondaggio aperto a cui vi invitiamo a rispondere, perché poi alla fine di questa puntata daremo sia i parziali che i risultati finali di questo sondaggio qui con EUnews. E la domanda aperta del sondaggio è: ritieni siano maggiori le opportunità o i rischi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Quindi sentiatevi ovviamente liberi di rispondere come ritenete, ovviamente noi ne daremo un piccolo spaccato di quello di chi ovviamente ci racconta e di chi ci segue. Appunto, intanto ben trovato Stefano Firpo, Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, capo di gabinetto del ministro Vittorio Colao, ed è un ministero tra l'altro molto importante che si deve occupare, si occupa
di una delle più grandi sfide anche di questo cosiddetto PNRR, ovviamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io le chiederei, intanto ringraziandola per essere qui con noi, quali sono dal vostro osservatorio, che ovviamente è un osservatorio privilegiato, quali sono i settori gli ambiti che hanno bisogno di un maggiore progresso da questo punto di vista a livello di tecnologia, di maggiore rapporto con il digitale in Italia. Poi ovviamente parleremo anche di quelli che sono gli aspetti legati ad altri paesi che forse hanno qualcosa da insegnare in più alla nostra Italia. Firpo, non la sentiamo, attivi pure il microfono. Chiedo scusa. Ma gli ambiti su cui è necessario attivare o comunque progredire nel processo di trasformazione digitale sono molteplici. Direi che sono quasi tutti gli ambiti che possiamo immaginare, dall'industria manifatturiera fino, fatemi dire, all'industria dei servizi. E ancora si fa un po' fatica a fare in modo che le aziende utilizzino non tanto la tecnologia, che poi la tecnologia è anche molto, diciamo, abbastanza utilizzabile e reperibile sul mercato, ma un po' sulla falsariga di quanto diceva la professoressa Catarci, a utilizzare i dati come nuova materia prima su cui lavorare, su cui costruire nuovi modelli di business, su cui costruire. Ne parlavamo e ne parleremo anche, il nuovo oro, letteralmente. Sì, chiamiamolo così. A me stupisce, ad esempio, io qualche anno fa lavorai al piano Industria 4.0, che era un piano costruito non solo per ammodernare, diciamo, il parco macchine italiano, ma per shiftarlo verso quei macchinari che producono dati, no? Che sono in grado di essere connessi e di produrre dati, per spingere le aziende poi a lavorare su quei dati, oltre che ad ammodernare la propria capacità produttiva. Ecco, su questo è ancora un passaggio che ancora si fa fatica. Leggevo qualche tempo fa di un rapporto anche dell'Agenzia delle Entrate che addirittura diceva che molti di questi macchinari sono stati utilizzati, ma in maniera del tutto tradizionale, ad esempio banalmente non connettendoli, e quindi non sfruttandone appieno il loro vantaggio di connettività e di produzione di dati. E questo è uno dei temi più delicati per la nostra economia. Un altro tema su cui mi preme anche sottolineare è che molto spesso sui dati si possono costruire anche nuove collaborazioni, e questo vuol dire shiftare in maniera importante il paradigma un po' italiano che ha caratterizzato i rapporti cooperativi e competitivi all'interno delle filiere italiane, in cui molto spesso si fa fatica a cooperare. Con i dati questo è molto più facile, perché si può cooperare sulla trasparenza, ci si può fidare l'uno dell'altro perché il patrimonio informativo è comune, ma questo significa fare uno shift culturale molto molto significativo per le filiere italiane, passare da un approccio che spesso è competitivo o del tutto non collaborativo a un approccio invece fortemente cooperativo. Queste sono le cose che la tecnologia abilita. Ecco, la domanda che riguarda ovviamente non le aziende, ma in realtà l'azienda Italia, cioè anche la pubblica amministrazione, viene corre d'obbligo, anche perché la domanda che le facciamo è se basterà poi il PNRR e i suoi fondi a sbloccare la situazione di una pubblica amministrazione in cui ancora si va in giro con i fogli di carta, molto spesso. Eppure dove già da anni dovrebbe vigere, non so, il protocollo informatico sulle pratiche che vengono presentate ai cittadini. Ma guardi, su questo mi faccia essere un po' vocal. Io sono non sono un burocrate di carriera, sono un burocrate per caso, ecco. Nasco nel privato e mi dedico da qualche tempo al servizio pubblico. Però mi faccia dire che su questo, cioè, dire, il processo di svilimento della pubblica amministrazione è durato più o meno 20 anni. Per riprendere sentiero di maggiore modernizzazione, aggiornamento e ringiovanimento delle forze della pubblica amministrazione, processo assolutamente necessario e fondamentale, senza il quale non andiamo da nessuna parte, ci vorrà il suo tempo, non sarà
non sarà un qualcosa che costruiremo nello spazio di un mattino. Il PNRR, più che mettere tante risorse, più che operare particolari riforme, che ci sono riforme, ci sono risorse, ha finalmente forse, mi faccio dire, fatto aprire gli occhi che la riforma della pubblica amministrazione, più che una riforma, mi faccio dire, riprendersi cura della pubblica amministrazione è un passaggio ineludibile se vogliamo avere uno Stato che funzioni. Assolutamente. Le faccio un'ultima domanda. Si parla spesso appunto di cloud europeo. Che sistema immagina in Europa? Perché ovviamente quando parliamo di questo tema di intelligenza artificiale, ma anche di big data, parliamo anche di un modo forse diverso europeo di concepire il rapporto e il modo in cui le istituzioni devono governare questa massa sempre più importante di dati e di informazioni sensibili. Tornerà ciclicamente nella nostra conversazione anche in altre domande, però insomma l'Europa è in grado di una gestione diversa, di un modello diverso rispetto, guardando a Occidente, ovviamente gli Stati Uniti, e a Oriente, guardando alla Cina, quindi parliamo... Credo che l'Europa abbia prima un grosso ritardo tecnologico da recuperare sulle infrastrutture cloud, su cui si sta lavorando, ma anche qua non sarà un processo facilissimo. Certamente ha la possibilità di lavorare a protocolli standard che rendano le infrastrutture cloud più, diciamo, trustworthy, no? Più sicure sotto il profilo della protezione dei dati, sotto il profilo della trasparenza, della portabilità, dell'interoperabilità dei dati. E su questo c'è un'iniziativa molto importante che si chiama Gaia X, proprio tesa a creare un ecosistema federato delle infrastrutture cloud e anche a, diciamo, dare un po' più di potere negoziale, fatemi dire, all'Europa nei confronti dei grandi hyperscaler americani o non americani. Però il gap tecnologico c'è, non possiamo scordarci che non ci sia, c'è la possibilità di recuperarlo. Quindi l'iniziativa europea sul cloud è un'iniziativa che va supportata, che stiamo cercando anche di supportare, ma ancora il gap tecnologico è significativo. Assolutamente. E volevo chiedere a un'altra ospite che è qui in collegamento, grazie a Lucilla Sioli, Commissione Europea DG Connect, direttrice della Direzione Intelligenza Artificiale e Industria Digitale. Intanto, se aveva qualche rimando chiaramente a quanto hanno detto gli altri due intervenuti, ovviamente Firpo e la professoressa Catarci, perché insomma i temi, noi abbiamo preparato insomma alcune domande in cui i temi sono abbastanza ricorrenti, però chiaramente mi fa piacere se avete dei link e dei punti anche tra di voi. Ma insomma, cercando anche un po' di analizzare quella che è la situazione italiana e quello che succede in Europa, visto anche la sua postazione europea, appunto, quali paesi sono più avanti nel processo di organizzazione e gestione dei big data, anche sentendo quello che ci dicevano gli altri colleghi? Guardi, mi faccio fare riferimento alla dottoressa Catarci, che prima ha detto una cosa molto giusta, cioè lo sviluppo dell'Italia per quanto riguarda l'utilizzazione dei big data o dell'intelligenza artificiale riflette quella che è la sua trasformazione digitale, ed è la stessa cosa per gli altri paesi europei, per cui noi vediamo che ci sono dei paesi nel nord Europa, ma anche nel centro Europa, perché devo dire che Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania sono anche loro piuttosto avanti rispetto all'Italia nella trasformazione digitale, e che quindi sono anche quelli che sono, diciamo così, più avanti dal punto di vista dei big data, nel senso della grandezza del mercato a cui fanno riferimento. Detto questo, appunto, il problema non è il big data o l'intelligenza artificiale per sé, come è stato detto in precedenza, il problema è veramente la propensione all'utilizzo di tecnologia, la capacità di un'economia e di una società di adattarsi a delle nuove tecnologie e a delle trasformazioni tecnologiche che veramente richiedono una trasformazione dell'educazione, una trasformazione all'interno delle imprese e quindi una flessibilità, diciamo così, nella propria organizzazione che magari in Italia è più difficile raggiungere. È muta, non la sento.
Ecco, riagganciandoci a quanto dicevamo anche col dottor Stefano Firpo, l'Europa può giocare le proprie carte per creare anche un nuovo modello, un nuovo sistema in cui ovviamente non solo parliamo di tecnologia, ma parliamo anche in qualche modo di geopolitica, di un modo di gestire i dati che in qualche modo non invada le nostre vite. C'è un modo europeo di governare questo nuovo oro e di non, diciamo, per non copiare modelli altrui, che sia i big tech americani o che sia il grande fratello cinese, per intendersi. Ma sì, infatti, innanzitutto noi abbiamo il regolamento per la protezione dei dati, che è un elemento molto importante per la protezione dei dati personali. Adesso sul tavolo abbiamo una proposta sull'intelligenza artificiale per mitigarne i rischi che possono riguardare la violazione dei diritti fondamentali e la violazione degli standard di sicurezza che abbiamo raggiunto nell'Unione Europea. Dove io vedo però il vantaggio dell'Europa rispetto ad altre aree economiche è soprattutto in quello dell'industria, cioè ne faceva riferimento se Irpo prima l'industria 4.0 sì. eccetera, non so se oggi bisogna chiamarla industria 5.0, non ho ancora capito, ma noi abbiamo dei settori industriali in Europa che sono molto forti, dalle automobili al manifatturiero, anche al finanziario, all'energia, al turismo, cioè noi abbiamo dei settori che sono molto forti e io vedo l'intelligenza artificiale e i dati delle applicazioni di intelligenza artificiale in cui l'Europa può essere leader proprio in questi settori. Certo. Per cui non mi aspetto che, io spero che un giorno gli europei siano in grado di creare delle grosse piattaforme e poi alla fine della fiera Spotify europea, Booking.com europeo, comunque non è che si piaccia nulla, ma certo non abbiamo i Google e le grosse piattaforme che hanno gli americani, possiamo essere tanti sulle applicazioni. Ecco, le volevo chiedere, in questo secondo lei la pandemia e anche la vaccinazione di massa quanto hanno reso tutti i cittadini e cittadine europee più consapevoli del fatto che i nostri dati servono sempre, servono anche i dati sulla nostra salute, ormai anche per la vita quotidiana, per accedere. E quindi quanto sia importante che tutto questo sistema sia sicuro e sia ben coordinato dalle istituzioni. Io vedo che c'è un grande utilizzo delle applicazioni, si fa un grande utilizzo delle applicazioni che ricordano il Green Pass, le informazioni che riguardano le vaccinazioni, i test, eccetera. So che queste applicazioni sono state costruite in una maniera di rispettare la privacy nel miglior modo possibile. Per cui io penso che il fatto che gli europei le usino anche perché fidano da questo punto di vista di un sistema che è stato l'unico al mondo a riuscire a proteggerli anche un po' nella protezione dei dati. Penso anche che appunto quando si tratta di salute, riuscire comunque ad utilizzare i dati per lo sviluppo di applicazioni, adesso al di là di quelle del Green Pass, ma le applicazioni che possono aiutare nel sistema della salute sarà estremamente importante. Infatti nel regolamento sulla governance dei dati che l'Europa ha presentato qualche mese fa si introduce il concetto di altruismo, cioè la possibilità che abbiamo di donare i nostri dati a degli istituti di ricerca con dei fini di ricerca senza che ogni volta ce li vengano a chiedere se siamo d'accordo. Per cui dei sistemi più flessibili, più semplici per poter avere più dati a disposizione per la salute. E poi ovviamente dobbiamo diventare più bravi ad utilizzare machine learning che protegga la privacy, che anonimizzi, de-anonimizzi, rianonimizzi e sappia fare tutte queste cose molto complicate di cui abbiamo veramente bisogno per utilizzare i dati personali. Grazie intanto Lucilla Sioli di GConnect e la parola va adesso a Alessandro Vistoli, amministratore delegato Terranova Software, che forse ci aiuta ancora di più a calarci un po' nella pratica di che cosa vuol dire questa transizione digitale, l'intelligenza
artificiale, l'utilizzo, il governo dei big data, perché insomma voi avete un osservatorio privato ma anche in qualche modo privilegiato che ci può aiutare a capire nel concreto di che cosa hanno avuto bisogno le istituzioni e le altre aziende con cui lavorate. Quindi quali sono i settori che dal vostro osservatorio aziendale appunto hanno avuto una maggiore accelerazione su AI, quindi intelligenza artificiale e governo dei, e lettura e analisi dei big data in Italia, e su quali aspetti avete dovuto più aiutare le aziende? C'è chi ci scrive ovviamente nella nostra diretta, dicono come per esempio Sebastiano Tafaro: ascolto interessanti indicazioni, bene, ma potreste riuscire a darci, diciamo, qualche indicazione in più, a essere più specifici su che cosa vuol dire ammodernare, recuperare ritardo, che cosa fare entro l'anno, cosa fare il prossimo. Insomma, credo che, visto che sia la persona giusta anche per rispondere a queste sollecitazioni, giusto ovviamente, di chi ci segue con interesse. Sì, alla grazia, cerco di appunto mettermi in scena poi con gli interventi anche per dare, diciamo così, contestualizzare rispetto alle cose interessanti, molto interessanti che sono state dette e i temi che sono stati trattati. Allora, innanzitutto, logicamente, il mio punto di osservazione è quello di una società che si occupa di sviluppare applicazioni. Allora, prima di tutto, testimonio il fatto che gli investimenti da parte di società che sviluppano applicazioni sta andando molto pesantemente nella direzione di sviluppare applicazioni cosiddette di intelligenza artificiale. Concordo sul fatto che la sensibilità di chi desidera avere soluzioni che contengano algoritmi va da pensare che appunto di essere di fronte a un computer tipo HAL che è stato citato, cioè che faccia tutto da solo, a chi invece ha a cuore uno specifico problema o la possibilità di sfruttare al meglio certe informazioni che ha a disposizione, e quindi un approccio più pragmatico. Infatti poi alla fine le soluzioni che stiamo dicendo che ha il più largo consumo è l'applicazione machine learning, che diciamo è una specificità, cioè quindi si occupa di trovare diciamo un filo conduttore rispetto ai dati che si hanno a disposizione. Tanto per dire una parafrasi che si usa quando si parla di big data, la promessa è che non ci sono più ipotesi, ma ci sono solo, come dire, dei fatti reali, vanno solo, come dire, evidenziati, perché big data dispone delle risposte a tutte le ipotesi di partenza. Quindi trovare la chiave che riesce a interrogare in maniera giusta, ovvero disporre in maniera giusta delle informazioni che si hanno a disposizione, di fatto riesco a descrivere il fenomeno invece di ipotizzarlo. Detto questo, quindi poi campi di applicazione, e comunque siccome si parla di regolamento, si è toccato anche il discorso del regolamento della privacy, a livello industriale come software house devo dire che l'approccio, come è stato il regolamento della privacy, e questo di tipo europeo, sicuramente è un approccio per chi investe sia per applicazioni in Italia ma nel contesto europeo, un grande passo avanti. Cioè, ci si lamenta sempre del fatto di trovarsi in un'Europa che poi dispone di legislazione completamente eterogenea, quindi la difficoltà di pianificare investimenti. In questo caso il fatto di essere compliance su regolamenti di tipo europeo è un valore aggiunto, quindi questo, diciamo, come contributo, visto che poi ci sono persone che contribuiscono, dare un feedback, cioè avere un sistema della privacy che ci permette di andare in Francia, andare in Spagna, dire di essere compliance su questo tema senza fare nessuno sforzo aggiuntivo, perché lo si è diciamo magari nel paese dove si è partiti, questo è un grosso valore aggiunto. Quindi riuscire a disporre di una legislazione omogenea è un approccio sicuramente, diciamo, di tipo industriale positivo. Parliamo così di casi reali, noi ci occupiamo di energia, consideriamo che il mondo dell'energia dispone di tantissime informazioni, uno perché alcuni tipi di reti sono completamente digitali fino a misurare, diciamo, il consumo in forma digitale. Pensiamo, per farvi un esempio, che i misuratori elettrici di nuova generazione, cioè quelli che sono appunto in fase di rollout, sono più di 10 milioni i misuratori installati su un parco di circa 35 in Italia, quindi siamo più di un terzo di misuratori di nuova generazione, campionano il dato di consumo dell'utenza domestica ogni quarto d'ora. Cioè, quindi fondamentalmente vi fa capire come si è in grado di capire e modulare il tipo di consumo, tutto finalizzato non tanto a sapere se uno accende il riscaldamento
inquinamento o meno, ma quello di poter essere più sostenibile nella produzione di energia, certo, quindi avere un approccio più sostenibile per il pianeta e più compatibile con i fabbisogni. Quindi riuscire a interpretare questi dati per dare delle risposte. Faccio un esempio ulteriore. Per esempio, noi stiamo lavorando a un progetto che prevede la possibilità nella fase notturna di aumentare la potenza per chi dispone di un veicolo elettrico, perché così ha più facilità di ricaricarlo rispetto a magari un'utenza tradizionale. Quindi aumento la potenza quando ho più bisogno. Se a quel punto riesco pure a capire quando effettivamente, senza che mi venga comandato o messo in maniera fissa, perché ho un algoritmo che riesce a scoprire quando è il momento più opportuno, questa è una prima ricaduta molto semplice, tenendo conto dei vincoli in cui agisco, che sono i vincoli della privacy. Quindi riuscire a applicare tecnologie che migliorano e forniscono un servizio diretto, tangibile all'utente finale senza ledere i propri diritti è un utilizzo virtuoso. Così come appunto dicevo prima, in reti di pubblici servizi che dispongono di tecnologia digitale che forniscono queste informazioni mi permettono di erogare in sicurezza e in continuità, certo, ma con una modulazione corretta. Quindi questo in sostanza un primo contributo su poi chi ci chiede di andare sul okay. pratico, no? Invece sì. Un'altra cosa che a me interessava, spero che interessi anche chi ci segue, è quali sono sempre recording in progress, quali sono le vostre quali sono le differenze che più notate tra le richieste che vengono dall'Italia e quelle che vengono da altre realtà ovviamente istituzionali o aziendali europee e internazionali, se ci sono richieste differenti di software più intelligenti, sistemi intelligenti rispetto al nostro paese o in settori diversi. Tendenzialmente, una richiesta è abbastanza omogenea, quello lì di riuscire a gestire la risorsa in maniera sostenibile. Ormai la sostenibilità e quindi il tema dell'impatto sia ambientale, quindi riuscire a gestire in maniera più efficiente la risorsa e con maggiore attenzione ai fabbisogni, sono tematiche ormai che stanno sempre più prendendo piede e sono in carico a tutte le utility europee e internazionali, quindi la vocazione alla sostenibilità ormai è avanzata nel questo tipo di aziende. Quindi dare risposte con applicazioni che utilizzano algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale tout court sono sentiti. Un altro tema grosso che poi, invece si entra in un campo più legato al mondo del lavoro è la possibilità di andare a svolgere lavori a basso valore aggiunto, però sempre legati a colletti bianchi, quindi attività di back office, che possano essere risolti attraverso applicazioni di algoritmi, quindi tutta la parte di riconciliazione, di pagamenti, delle bollette rispetto, che se è vero, come è stato detto, che c'è un'apertura a nuovi lavori di bassa manovalanza legata al digitale, c'è anche una tendenza di trovare applicazioni che possano, su un certo tipo di fascia lavorativa, possano sostituire per poi far dedicare a magari risorse a maggior valore aggiunto il tipo di attività. Quindi i due filoni che noi riscontriamo sono questi, miglior utilizzo delle risorse e efficienza in termini di attività lavorativa come prestazione di lavoro. Ecco, io intanto, prima di farle l'ultima domanda, dottor Vistoli, ricordo ancora a chi ci segue il sondaggio a cui siete chiamati a rispondere per farci capire se siete più spaventati o più incuriositi e aperti rispetto all'intelligenza artificiale. Ritenete che siano maggiori le opportunità e i rischi legati all'utilizzo della AI, cosiddetta AI? Artificial Intelligence o intelligenza artificiale. Tra poco vi diremo come stanno andando. Intanto arrivano altri commenti, sempre da Sebastiano Tafaro, che ci dice se siamo avviati verso una vita immortale di cyborg o se, come qualcuno ha raccontato in un convegno a Roma di scienza e vita, mi posso immaginare,
se siamo alla vigilia di transumanesimo o postumanesimo, a me sembra un po', diciamo, una visione un po' ancora tra l'apocalittico e insomma il fantascientifico, però sicuramente tante cose stanno cambiando, lo chiedo a lei, visto che poi le faccio la mia vera domanda, però insomma per non lasciare in evase, approfitto di lei. Ecco, sì, appunto, quello che posso dire è questo, dal nostro osservatorio. L'Europa, e l'ha dato dimostrazione con diciamo, il primo approccio sistematico alla tutela dei diritti, con il regolamento della privacy, ha le carte in regola per evitare derive di questo tipo. Anzi, forse è uno dei valori aggiunti che sta dimostrando, diciamo, una cultura di tipo occidentale, diciamo di relazione illuministica nel approcciare questo tipo di tematica, quindi anche il fatto di porsi in anticipo rispetto magari alla capacità della tecnologia di arrivare a scenari come quello descritti, con mettere sul piatto la tematica di una regolamentazione. Quindi l'Europa, forte evidentemente della propria cultura della tutela dei diritti, ha tutte le carte in regola per evitare questo. Noi lo misuriamo come vincolo, cioè noi ci troviamo, come dire, rispetto a un mondo dove cerca di utilizzare la tecnologia in maniera utilitaristica, a dover tener conto dei vincoli che vengono posti dal regolatore. Quindi in questo senso direi, poi ci sono persone più titolate che forse contribuiscono in prima persona a questo, però come ricaduta posso dire che noi ci troviamo con più vincoli, quindi con più attenzione a dover fare le tecnologie per evitare derive di questo tipo. Quindi questo, diciamo, è appunto uno dei del regolamento e la tutela dei diritti individuali. Quindi su questo, diciamo, appunto, che sono esterno a chi contribuisce, posso dare il mio punto di vista più distaccato. Ultima domanda che le rivolgo, questa personale, è ovviamente come cambia, come sta cambiando la vostra interazione con le istituzioni e la pubblica amministrazione alla luce anche dei cambiamenti espressi dal nuovo regolamento a cui facevamo riferimento all'inizio, europeo, sull'intelligenza artificiale, come già tempo fa avvenne, immagino, con il nuovo regolamento sulla privacy, perché poi quando ci sono queste pietre miliari, diciamo, regolatorie e istituzionali dall'Europa, cambiano molte cose, le aziende si devono adeguare anche molto velocemente. Assolutamente. Però. Allora, noi ci abbiamo, come dire, una duplice... Allora, quando si interagisce con una pervasività, diciamo, nel dover poi fornire... si va a regolare così nel dettaglio, in maniera così importante, una materia che poi impatta su delle tecnologie, logicamente la prima reazione è appunto quella di mal sopportare un vincolo. Poi se uno invece la inquadra nell'opportunità di essere a supporto, soprattutto nello sviluppo di tecnologie che aiuti la compliance da parte delle aziende, allora questa diventa un'ulteriore opportunità. Quindi la leggiamo da questo punto di vista. Riuscire a esprimere il massimo, quindi massimizzare la funzione che si ha a disposizione, tenendo conto di questi vincoli e quindi andando a rappresentare l'ulteriore valore aggiunto di tecnologia, a questo punto, diciamo, da un lato compliance, in questo caso qui anche qualcosa di più, come dicevo prima, cioè che aiuta a diciamo, non incorrere nei rischi di prevaricazione, può essere quel valore aggiunto che in qualche modo può essere anche un elemento distintivo verso chi è più sensibile, anche oltre che in Europa, fuori dall'Europa. Grazie davvero a Alessandro Pistoli. Torno per un attimo da Lucilla Sioli e poi da Stefano Firpo per chiedere, appunto, agganciandoci all'ultima domanda fatta, cioè ogni volta che ci sono queste nuove pietre miliari regolatorie, su temi importanti come l'intelligenza artificiale, i big data, la privacy, diciamo, voi notate dai vostri osservatori un po' uno sconvolgimento, una qualche impazienza o qualche paura da parte sia delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni, che da parte dei privati? Dottoressa Sioli, intanto. Diciamo che i vari gruppi di interesse hanno poi i propri interessi, perché hanno delle reazioni molto diverse a seconda dei gruppi che sono coinvolti nelle discussioni. Devo dire però che con il quadro regolamentare per l'intelligenza artificiale non sento tantissima opposizione. Sento dell'opposizione che è naturale, mi sorprende di sentire più opposizione da grosse imprese, magari non europee, piuttosto che da piccole e medie imprese.
Il fatto è che siamo in un campo in cui noi cerchiamo di proteggere l'utilizzo di applicazioni ad alto rischio, quindi non facciamo differenza sulla dimensione dell'impresa, se l'applicazione è sviluppata da una piccola o da una grande, sempre ad alto rischio resta e quindi ricade nel quadro regolamentare. Siamo stati molto attenti a cercare di fare in modo che appunto il peso amministrativo sulle piccole e medie imprese non fosse troppo grosso e abbiamo anche utilizzato il quadro regolamentare per introdurre delle sandboxes regolamentari e quindi la possibilità ulteriore per piccole e medie imprese di utilizzare dati per allenare dei sistemi di intelligenza artificiale. E questi sono degli accorgimenti, delle misure che vengono prese proprio perché noi vogliamo sviluppare il mercato e una delle ragioni per cui non si sviluppa alle volte è il fatto che la gente o le imprese non hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, quindi quando noi portiamo avanti il quadro regolamentare è per aumentare la fiducia dei consumatori, che siano individui, certo, che siano imprese, e aumentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale perché noi pensiamo che abbia un impatto positivo sulla nostra economia e sulla nostra società. Intanto ci ha raggiunto Brando Benifei che tra poco, salve, tra buon poco pomeriggio. Do la parola, ma per finire un attimo il giro così lo aiutiamo anche ad agganciarci alla nostra discussione. Diceva Lucia Sioli, insomma, le difficoltà per adeguarsi ai nuovi regolamenti o alle nuove necessità regolatorie su materie importanti come l'intelligenza artificiale o come già prima la privacy, l'utilizzo di questi dati, questo nuovo oro, è un po', può essere problematico strategico per tutti. È vero che l'Italia però, diciamo, ha anche il grande tema della dimensione impresa, quindi la dimensione di impresa impatta molto anche sulla capacità di adattamento a delle nuove richieste importanti. Volevo sapere da Firpo, dal dottor Firpo, che cosa ne pensavo e faccio la stessa domanda ovviamente a Tiziana Catarci. Firpo, intanto microfono ovviamente. Sì, ma eccomi. Ma questo è uno dei temi, cioè condiviso l'impianto del regolamento, il suo approccio basato sull'analisi dei rischi, anche piuttosto forte su alcune applicazioni, ecco, quello dell'implementazione di questo regolamento è la vera sfida che abbiamo di fronte. Certamente ci sono, diciamo, tre aspetti che andranno discussi, valutati, siamo in una fase ancora del tutto iniziale delle discussioni e quindi li metto sul tavolo come ancora potenzialmente problematici o quantomeno potenzialmente oggetto di una indagine ulteriore. Uno è quello, diciamo, di come costruire l'infrastruttura che dovrà aiutare la piccola e media impresa o le imprese in generale, il sistema delle imprese, a utilizzare queste tecnologie in sicurezza e quindi a utilizzarle con strumenti anche di certificazione validi, utilizzabili e a costi, diciamo, competitivi. E qua, diciamo, tutta la tematica del regolamento si incrocia, fatemi dire, con gli strumenti di, chiamiamoli più, di politica industriale che la stessa Commissione ha individuato nel programma Digital Europe, che però deve essere ancora avviato, qua ci rischiamo anche un po' una non perfetta allineamento dei tempi, su tutta la progettualità dei cosiddetti Digital Innovation Hub, che possono costituire appunto delle infrastrutture sul territorio per aiutare le imprese in questo ambito. Un secondo aspetto, secondo me, un po' critico, è chi è che si occuperà poi dell'enforcement di questo regolamento, quale autorità indipendente e sufficientemente staffata e sufficientemente competente potrà gestire questo enorme lavoro sulla certificazione, che è un argomento molto, molto, molto delicato, su cui l'Europa si gioca, fatemi dire, la sua competitività in quest'ambito, perché la regolamentazione può essere, come dire, motivata da un'intuizione giusta e andare in una direzione condivisa anche socialmente, se poi però ci costruiamo un enforcement complicato, certo,
Ecco, l'esperienza che stiamo vivendo in Italia sulla privacy, ecco, non è particolarmente confortante, fatemelo dire. Tiziana Catarci, brevemente, prima di passare ovviamente la parola a sì. Brando Benifei, che ci aiuta nelle conclusioni. Uno dei miei commenti su chi sarà il controllore già l'ha illustrato il dottor Firpo. E anche il fatto che c'è il rischio che noi chiudiamo la stalla quando i buoi non solo sono scappati, ma diciamo già ci sono nuove generazioni di buoi. Mm. E cosa non da trascurare. Io faccio solo altri due piccoli commenti. Il primo è che assolutamente è fondamentale avere un impianto legislativo, ma non solo per l'intelligenza artificiale, per il digitale, per le tecnologie del digitale. Quindi questo dovrebbe essere molto più ampio e bisogna, diciamo, farlo con un minimo di velocità, cosa che non è facile, questo lo sappiamo tutti. Secondo punto è che il regolamento, così come almeno ho letto io che non sono giurista, si basa soprattutto su migliorare l'applicazione delle leggi esistenti. Ora uno si chiede se le leggi esistenti siano sufficienti, forse no, non lo so. E non è abbastanza proiettato verso il futuro, cioè è molto incentrato, allora, ripeto, come l'ho letto io, che di nuovo dico non sono giurista, tantomeno giurista internazionale, mi sembra molto incentrato su una fotografia del presente, pur cercando di essere ampio. Invece è chiaro che noi abbiamo bisogno di qualcosa di più generale, seppure dettagliato, insomma tutte cose molto difficili da attuare, però una cosa sola è sicura, dato che ormai noi siamo in un'altra società, noi siamo una società digitale, quindi abbiamo cambiato, non siamo più come quando c'è stata la rivoluzione industriale, ora c'è stata la rivoluzione digitale, quindi non è che possiamo tornare indietro. Allora, quando hanno inventato le macchine hanno fatto pure il codice del traffico, per dire, quindi è chiaro che ci vogliono delle leggi. Certo. Invece adesso c'è molto, mi sembra, anche nella ricerca, c'è questa grande attenzione all'etica, e assolutamente io sono favorevole, e la legge, per carità, siede sull'etica, come è stato detto da insigni giuristi. Tuttavia l'etica non è sufficiente. Così come non sono sufficienti i comitati autoregolatori delle grandi aziende. Cioè lei dice, in sostanza stiamo vivendo una tale accelerazione tecnologica che al di là dell'autodisciplina singola e dell'etica di fondo ci vogliono delle regole che devono andare più veloci, più al passo con i cambiamenti. Molto più al passo, molto più veloci, perché già, certo. Cioè, quando noi vediamo che un'azienda come Google ha portato i suoi introiti da pubblicità da 0,07 miliardi di dollari nel 2001 a 134,81 miliardi di dollari nel 2019, solo da micro advertisement questi. Secondo me già questo è un tema, lei dice. È un tema su cui farsi qualche domanda. E allora, con tutti questi interrogativi aperti, un po' di risposte che abbiamo cercato di dire in questa oretta insieme in diretta su EUNews e tra l'altro anche sul canale live di radioradicale.it sulla pagina in live streaming, io saluto e do il benvenuto a Brando Benifei, deputato europeo, che cade a fagiolo anche perché è il relatore del regolamento UE per l'intelligenza artificiale, relatore ombra della commissione speciale AIDA. Con una prima domanda, ovviamente, come relatore del regolamento del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale in Europa, quali sono secondo lei gli aspetti più controversi di questo documento e quale a suo parere ci aiuta invece a immaginare un futuro sicuro dai contorni giuridicamente ben definiti, come giustamente pure la professoressa Catarci ci raccontava, cioè c'è un progresso tecnologico che ci sono leggi che non riescono a stare al passo con il progresso tecnologico che ormai va velocissimo. Sì, intanto grazie per questa opportunità e mi dispiace che a causa della concomitanza di una riunione parlamentare ho
diciamo, saltato la prima parte della discussione. Ci mancherebbe. No, purtroppo poi l'agenda cambia anche costantemente, però sono contento appunto di essere riuscito a raggiungervi e voglio anche ringraziare EUNews per l'attenzione proprio a questi temi della transizione digitale, della trasformazione digitale, che hanno anche un punto proprio in questo lavoro sull'intelligenza artificiale che il Parlamento, è stato ricordato, ha iniziato con una commissione speciale, la commissione AIDA, una commissione di studio, e oggi va a fare un passo in più andando a iniziare il lavoro legislativo di esame e di emendamento del testo del regolamento sull'intelligenza artificiale, che è al centro poi della discussione che avete fatto oggi. Quali sono le questioni più rilevanti, più controverse? Ma intanto ho sentito poco fa il dottor Firpo citare uno dei temi sicuramente più rilevanti per noi, e cioè la questione dell'equilibrio fra la certificazione da parte di terzi e l'autocertificazione da parte degli sviluppatori delle applicazioni di intelligenza artificiale. Sicuramente su questo tema avremo un dibattito come Parlamento, certamente abbiamo avuto anche già degli scambi con per esempio io l'ho avuto anche in commissione con la commissaria Vestager, la vicepresidente Vestager, proprio su questo tema, e chiaramente c'è da parte della commissione un approccio che ha una sua logica di dare il massimo la massima possibilità in qualche modo agli sviluppatori di costruire un ambiente, diciamo, di autovalutazione, di conformità, che si autoalimenti nelle buone pratiche, nel costruire una cultura da questo punto di vista. Io mi permetto di dire però, e quindi diciamo lo esamineremo anche con gli altri gruppi politici, che già abbiamo visto troppe volte proliferare prodotti non sicuri nel mercato interno e situazioni di dichiarazione di conformità alle norme UE, quindi già esistenti su altri fronti, anche quando non è così, e vengono scoperti questi casi solo troppo tardi. Nel caso dell'intelligenza artificiale rischiamo davvero danni alle persone molto pesanti, persone potrebbero perdere il lavoro non poter accedere a un loro diritto fondamentale, con limitate possibilità di chiedere una reversibilità di queste decisioni o una compensazione. Quindi credo che su questo dovremmo ragionare se allargare lo spazio di una valutazione esterna, sapendo, è stato appunto posto già negli interventi precedenti, quanto sia delicato rispetto al tema della competitività e della possibilità di sostenere lo sviluppo della tecnologia nel mondo dell'impresa. E pensiamo anche alla proposta che noi globalmente supportiamo delle sandboxes, che ovviamente possono servire proprio a aiutare in questo senso. Un equilibrio non semplice, perché sappiamo bene che complicando la procedura certificativa andiamo anche a creare dei colli di bottiglia rispetto allo sviluppo delle nostre tecnologie. Quindi questo è un tema. L'altro grande tema, ne cito ancora due al volo, sono sicuramente l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, in quanto si tratta di un tema dove il coinvolgimento delle parti sociali, a nostro modo di vedere, nel senso, lo dico nostro a fronte di qualche valutazione fatta già insieme ai colleghi del Parlamento europeo, va rafforzato nel momento in cui andiamo a introdurre tecnologie che possono in maniera surrettizia anche e non immediatamente evidente comprimere diritti esistenti nell'ambito del mondo del lavoro, e dall'altra parte, terzo punto che è sicuramente molto molto caldo, certamente anche da un punto di vista mediatico molto al centro di molti dibattiti pubblici, è la questione
dell'utilizzo della sorveglianza biometrica in tempo reale, che formalmente è vietata, ma le eccezioni sono significative. Ci sono sempre. Certo. Sarà oggetto di un dibattito. Ecco, volevo fare due domande conclusive, micro e macro, se vuole. E cioè, una, diciamo, di carattere generale, lo abbiamo ripetuto nell'ora insieme anche con altri interlocutori di questo dibattito, e cioè, se l'Europa, visto che anche lei ha, insomma, un osservatorio importante da Bruxelles di cui raccontarci, potrà giocare sul un rapporto con i cittadini, con le amministrazioni pubbliche, con le aziende diverso rispetto sui big data, sull'intelligenza artificiale, diverso rispetto a quello che fanno gli Stati Uniti con, per intendersi, i big tech, e diverso anche da quello cinese, che di fatto è una sorta di grande fratello e così, insomma. La seconda domanda invece, che invece ricade più sulla politica europea, ma anche sui vari partiti nazionali ed europei, quali sono i paesi e i partiti più attenti in Europa a leggere queste sfide? Perché apparentemente sembra sempre che anche nel dibattito che facciamo, che questi siano dei temi in qualche modo da espertoni o da secchioni o quelli che portano 10.000 occhiali, che sono attenti a leggere i dati, a fare le cose un po' nerd, quando in realtà sono cose e questioni profondamente politiche che impatteranno sempre di più la vita politica, economica e sociale di noi tutti. E quindi vediamo, io vedo intanto in Italia dei partiti che non mi sembrano proprio, come dire, preparatissimi su questi temi. Non so, Benifei, che impressione ha? Sì, ma allora rispondo a entrambe le domande in maniera sintetica. Parto dalla seconda, in realtà, nel senso che in generale il dibattito in Italia su questi temi, a mio parere, è molto scarso rispetto anche ad altri paesi europei, lo si vede confrontando, diciamo, i principali media. Spero che questo... Qui anche solo per arrivare alla firma elettronica sui referendum è una rivoluzione. Certo, diciamo che qui siamo anche in collegamento con Radio Radicale, quindi io li ho firmati entrambi. E quindi viene facile. No, che penso che sia scandaloso per chi ci ascolta, che segue queste cose, non c'entra col dibattito di oggi, quello che sta accadendo sulla non certificazione riguardante le firme per il referendum cannabis. Comunque, esatto, questo è un altro argomento. Ovviamente, tornando a oggi, invece, al tema di oggi, dicevo, noi sì, penso che abbiamo un dibattito un po' arretrato, pensando all'Italia, dico, di poca attenzione pubblica. È molto necessario invece svilupparlo, perché senza fiducia, senza costruzione di senso e di comprensione, rischiamo azioni poi di rigetto, difficoltà nel rapporto con il pubblico nel momento in cui vengono introdotte le tecnologie, anche magari in maniera accelerata, a un certo punto magari anche con un abbrivio molto forte, come è avvenuto penso con l'utilizzo della rete, che diciamo ha visto, io ho iniziato a utilizzare internet quando ero alle elementari, era ben diverso dall'internet che ho scoperto dopo l'università, quando con i social network, con le mappe online, con internet nel telefono, e quindi il rapporto con la, diciamo, con le notizie, con l'informazione. Questa è stata una trasformazione che abbiamo visto, certo, rispetto all'uso della rete, che io penso... Ovviamente vedremo a un certo punto nell'uso delle tecnologie di IA un'accelerazione, e il pubblico, io credo, vada reso in grado di sentirsi parte e capire, lo dico da persona che è eletta dai cittadini, che sta dentro la dinamica democratica, altrimenti la reazione è negativa. In questo la Commissione europea si è posta, secondo me, correttamente questo tema della fiducia, e ha lavorato su questo fronte anche con iniziative da questo punto di vista, e penso che diciamo sia importante per noi alimentare una discussione informata e in qualche modo strutturata da questo punto. E anche capire che modello d'Europa vogliamo essere, se vogliamo essere più gli Stati Uniti o più la Cina. Perché certo, poi, no, no, infatti fine... arrivavo poi a questo, anche su questo tema, diciamo, noi abbiamo, penso che a occhio, diciamo che fra le due
direzioni, certamente anche il regolamento mette alcune, già la diciamo il draft proposto certo. dalla Commissione mette alcuni paletti chiari, per esempio il contrasto netto alle pratiche di social scoring, quindi utilizzi diciamo che violano la dignità delle persone, se mi permettete di essere certo. netto, e quindi certamente lontano da un'idea di un uso da parte dello Stato dell'intelligenza artificiale per anche dominare i propri cittadini. Dall'altra parte credo che l'impostazione della Commissione europea, cioè l'idea di agire con questa prospettiva organica e anche con una certa urgenza rispetto allo sviluppo delle tecnologie, sia corretta. Qui c'è la dottoressa Scioli che rappresenta appunto la Commissione, per evitare una frammentazione normativa data da possibili legislazioni nazionali certo. divergenti e dare quindi, se ne parlava prima, la certezza giuridica. Credo che questo sia per noi molto importante, perché è un problema in più che abbiamo rispetto, lei ha citato Stati Uniti, Cina, noi abbiamo il problema della nostra frammentazione interna per come è oggi. Un'identità europea su cui tra l'altro questo tema, come dire, potrebbe incidere e giocare molto per definire un'identità anche europea. Io dico per agire con anticipo utilizzando un regolamento, quindi una forma certo. giuridica stringente, io penso che sia stata una scelta corretta, e c'è l'idea, vedremo se saremo in grado di proporre un modello certo. diciamo che mette al centro i diritti fondamentali e la persona come modello anche competitivo. Questo dipenderà anche da noi, se faremo un lavoro. Assolutamente, dobbiamo andare in chiusura, abbiamo sforato l'ora insieme, ma è stato davvero un piacere avere tutti questi ospiti così competenti in collegamento. Grazie a Lucilia Scioli, grazie a Tiziana Catarci, grazie a Alessandro Vistoli, grazie a Stefano Firpo, grazie ovviamente a Brando Benifei. E vi ricordo, avevamo lanciato un sondaggio che è terminato poco fa: ritieni siano maggiori le opportunità o i rischi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e su diverse persone che hanno partecipato a questo sondaggio, il 79% è ottimista, vede maggiori opportunità, maggiori rischi invece per il 16%, non so, deve ancora decidere il 5%. Insomma, per quest'oggi è tutto, grazie per la partecipazione, per l'interazione anche con queste domande, con i vostri commenti, con questi sondaggi qui su EU News. Grazie a Radio Radicale per averci seguito in live streaming insieme agli amici di EU News. Io ringrazio i vostri ospiti, i nostri ospiti e chi ci ha seguito, sperando ovviamente in una prossima occasione. Grazie, alla prossima.